Ci spostiamo a Bari, dove ieri sera presso la libreria Feltrinelli è stato presentato un interessante libro sull'olio extravergine d'oliva. Sentite. Presentato ieri sera a Bari il libro Extravergine, il sublime e scandaloso mondo dell'olio di oliva di Tom Mueller presso la libreria Feltrinelli. Nel libro Extravergine, Tom Mueller, giornalista americano da anni residente in Italia, tra i massimi esperti mondiali di cultura dell'olio, collaboratore del New York Times, racconta la vincente storia di una sostanza simbolo di purezza e di energia a contatto con la modernità globalizzata. Una storia di inganni perpetrati dalle grandi multinazionali dell'alimentazione e di interessi del crimine organizzato di trappole del mercato globale. In un posto rinomato per l'olio come la Puglia c'è rimasta tanta qualità, tanta passione, c'è una professionalità che in altre parti si sognano. Il problema è che c'è anche un prodotto che sull'etichetta rimane uguale all'extravergine, ma in realtà non c'entra proprio niente. E questo fa un danno sia al consumatore, che si aspetta qualcosa di, non dico virginale, ma almeno veramente di gran qualità, e sia ovviamente al produttore onesto, che si fa in quattro per creare un prodotto che poi viene confuso con qualcosa di completamente diverso. Purtroppo nel campo dell'olio extravergine di olive c'è molta frode, molta truffa, molta contraffazione, che dipende soprattutto dalle manipolazioni che fanno questi grandi marchi, che utilizzano oli lampanti, oli rettificati e deodorati e lo spacciano per vero olio extravergine italiano. La qualità per noi è stato un impegno primario, non da oggi, è stato da sempre un impegno primario, solo che oggi comincia a essere riconosciuta grazie a tante rivoluzioni che ci sono state nel mondo dell'olio extravergine, tra cui una delle ultime, forse tra le più importanti, anche questo libro documentario di Tom, che parla appunto del buono e del brutto dell'extravergine, perché di fatto a Scaffale abbiamo tantissimi marchi, tutti che riportano l'extravergine, con prezzi che vanno dai 2,50 € al litro fino ai 50 € al litro, quindi o bisogna rifare la classificazione o c'è qualcosa che non va